Dopo di lui sono soprattutto gli olandesi a studiare le anguille elettriche. In Olanda c'era una grandissima passione per il collezionismo, collezionismo di tutti i tipi e in particolare di oggetti naturali e particolarmente degli oggetti esotici, quindi animali, piante che venivano dall'estero. I più grandi, diciamo, musei di storia naturale e di mirabilia, come si diceva, le Kunderkammer, erano proprio in Olanda. E qui c'è un aspetto importante perché in Olanda nasce in parte la zoologia, perché Linneo va a studiare in Olanda e scrive le sue prime opere, Il sistema Nature, la prima versione brevissima, e viene scritta ad Amsterdam. Questo è uno dei musei olandesi e questo è uno studioso e un collezionista che, come vedete, fa mettere in un disegno, diciamo, della sua casa, fa vedere, mette in vista un'anguilla elettrica che era uno degli oggetti più importanti della sua collezione. Si pagavano cifre folli per avere un'anguilla elettrica in Europa. Allora, gli studiosi. Varie pubblicazioni appaiono in quel periodo in cui due studiosi olandesi, due studiosi, due diciamo gentlemen olandesi, dichiarano che secondo le loro osservazioni la scossa dell'anguilla è una scossa elettrica. Più o meno nello stesso periodo, uno scienziato francese di origine scozzese, Michel Adanson, va nel Senegal e paragona la scossa del pesce elettrico, che dice i francesi chiamano trembler, trematore, e gli indigeni chiamano waniar, la paragona alla scossa della bottiglia di Leyda. La storia, diciamo, più recente, quella che porta, diciamo, che ha una relazione immediata con le ricerche di Galvani, inizia quando questo personaggio, Edward Bancroft, un medico inglese, anglo-americano, diciamo, all'epoca inglese, viene nella Guyana e scrive quest'opera in inglese, Essay on the Natural History of Guyana. Qui fa uno studio approfondito della scarica dell'anguilla elettrica che egli chiama Torporific Eel. Anguilla torporifica, e conclude dicendo che dalle sue osservazioni che la scossa è elettrica e che egli sa bene che per la torpedine Réaumur ha sviluppato un'ipotesi meccanica, ma egli ritiene che anche la torpedine utilizzi l'elettricità per dare la scossa e che l'ipotesi di Réaumur sia totalmente falsa. Allora, avete capito, avete seguito almeno. Okay. Allora, ovviamente se la scossa della torpedine, l'anguilla elettrica del pesce gatto somiglia alla scossa di una bottiglia di Leyda, è facile dire. È una scossa elettrica insomma, perché non dirlo? C'erano ragioni importantissime, diciamo, sensate, fisico, diciamo, fisico-biologiche, per avere difficoltà a pensarlo. E le ragioni principali, ve le potrei porre anche a voi, vedreste che sono. Come fa un pesce che sta nell'acqua, come una batteria, ora la batteria non esisteva, la pila di volta, mettete una pila nell'acqua, si scarica. Non solo, ma indipendentemente dal pesce, immaginare che l'elettricità abbia un ruolo, per esempio, nella funzione nervosa, anche questo è difficile, perché ci sia un flusso elettrico lungo un nervo, bisogna che ci sia una differenza di potenziale, termine che non esistevano all'epoca, ma però c'è una differenza di distribuzione del fluido elettrico. Ma noi siamo fatti di liquidi conduttori, come fa a esistere in un corpo conduttore liquido che conduce l'elettricità, esiste una differenza elettrica.
Questo tipo di obiezioni era stato fatto nel Settecento dal personaggio più importante della fisiologia dell'epoca, un grandissimo anatomico, fisiologo, che si chiamava Albrecht von Haller, un tedesco che insegnava all'università di Gottinga, uno svizzero che insegnava all'università di Gottinga. Era un personaggio, lui scrive un'opera monumentale che influenza, diciamo, la cultura medica dell'epoca e diversi diciamo, studiosi europei condividono la sua opinione. E per esempio nel 1775, quando già è stata elaborata in modo serio l'ipotesi della scossa della torpedine, si è diffusa la notizia degli esperimenti fatti da un inglese, John Walsh, alcuni suoi colleghi, studiosi elettricità, dicono: ma non è possibile che la scossa della torpedine sia elettrica. E usano questa espressione: quando un signore, un gentleman, può, diciamo, dar via la sua ragione al punto da credere alla possibilità di accumulo di elettricità all'interno dei conduttori sufficiente a produrre gli effetti ascritti alla torpedine, egli non esiterebbe per un momento a abbracciare come verità le più grandi contraddizioni che possono essere poste dinanzi a lui. Quindi c'erano veramente, diciamo, difficoltà. E se ci pensate, se io vi chiedessi non so qual è la preparazione biologica che voi avete, come facciamo ad accumulare elettricità nell'organismo, nel nostro organismo? Credo che ci dovreste pensare un attimo. E co come mai l'elettricità nel nostro organismo non si diffonde, non si uniforma? Risponderete probabilmente molti di voi, ma ci dovreste pensare, penso che ci dovreste riflettere un attimo. Allora, il personaggio centrale che viene immediatamente prima di Galvani è questo signore inglese. Non è uno scienziato, è un ricchissimo gentleman che è membro della Royal Society, l'Accademia Inglese delle Scienze, e che legge il libro di Edward Bancroft, The Natural History of the Guiana, incontra Bancroft, è amico di Benjamin Franklin, che è uno studioso importante di elettricità. Benjamin Franklin è anche un grande scienziato nell'epoca, non è solo il grande politico. E da buon inglese, leggendo quella frase, la frase di Bancroft, sono convinto che Delemoore ha ingannato il mondo con la sua ipotesi, accetta come la sfida. Gli inglesi sono l'apuesta, diciamo, e va esattamente dove aveva fatto gli esperimenti Réaumur, alla Rochelle. Réaumur era nato alla Rochelle e lì fa gli esperimenti, e io ho avuto la fortuna di scoprire il manoscritto andando a Londra. Nel 2003 ho scoperto il manoscritto in cui lui annotava i suoi esperimenti. Queste sono le immagini, diciamo, delle torpedine che lui ha utilizzato in questi esperimenti. Questa è una sezione che fa vedere, anche in questo caso, la struttura, vedete, a colonne a pila, dei dischi a pila. Sulla base degli esperimenti che conduce alla Rochelle, del fatto che la scossa si trasmette attraverso corpi conduttori come il metallo, un cucchiaio d'argento, e non si trasmette attraverso il vetro o la cera lacca, non so come si dice, sealing wax in inglese, la cera per il sigillo, la cera, non so come si dice. Se qualcuno sa sealing wax cosa significa, se lo potrà tradurre agli altri. E insomma, per corpi non conduttori, conclude che la torpedine, la scossa della torpedine è elettrica, e tornato a Londra porta le sue torpedine, le fa studiare dal più grande anatomico inglese dell'epoca, che è John Hunter, e poi entra in collaborazione con un grandissimo fisico dell'epoca, che è Henry Cavendish, e insieme sviluppano. Viene sviluppata
l'idea che, della natura elettrica della torpedine, Cavendish costruisce addirittura una torpedine artificiale. Non vado nei dettagli di questa storia perché sarebbe complessa, però da questo studio, dallo studio di Cavendish, nasce per la prima volta il concetto che un fenomeno elettrico è dovuto a due parametri, un parametro, diciamo, quantitativo e un parametro intensivo, che saranno poi il potenziale e la carica o intensità della corrente. E tra l'altro questa è forse la prima rappresentazione grafica della storia di un campo elettrico. Comunque non vado in questi dettagli perché devo arrivare subito alla polemica. Il momento cruciale però dell'opera di Walsh è quando alcuni anni più tardi, questi esperimenti sono fatti nel 1772 e pubblicati nel 1773, alcuni anni più tardi riesce a far arrivare in Inghilterra delle anguille vive dal Suriname, dalla Guyana olandese, e riesce a fare l'esperimento che non era riuscito nella torpedine, cioè di produrre una scintilla, una cispa al momento della scarica. Questo esperimento importantissimo lui non lo pubblica, lo fa vedere ai suoi colleghi membri della Royal Society. Per fortuna scrive una lettera a un suo collega francese, Jean-Baptiste Leroy, e noi abbiamo delle parole di descrizione dell'esperimento che sono probabilmente quelle di Walsh. Non so se erano all'inizio in francese, ha scritto in francese perché conosceva il francese, o le ha tradotte Leroy, ma in questa Walsh dice che è riuscita a produrre la scintilla dalla scossa di un'anguilla elettrica facendo una piccola sezione nel circuito della scarica, e per vederla ci si metteva al buio e nota che la grande forza della scossa della torpedine. Non era riuscita a produrla nella torpedine perché la torpedine dà una scossa di circa 50 volt e la distanza di scintillazione per 50 volt è dell'ordine di una decina di micron. Quindi la cispa è invisibile, mentre nel caso dell'anguilla elettrica la scossa è di alcuni la distanza di scintillazione è di alcuni millimetri e quindi la scossa era visibile. Allora, la notizia di questo esperimento non pubblicato da Walsh si trasmette in Europa grazie alla pubblicazione che ne fa Leroy. E arriva in Italia, in Spagna, in Francia, dappertutto, cioè in Francia, in Olanda, in Germania. E nel 1779, appunto, viene pubblicata questa notizia su una rivista scientifica italiana, scientifica e non solo, un magazine letterario scientifico, e Galvani la legge. Galvani aveva queste riviste nella sua biblioteca. Galvani era un professore appunto dell'Università di Bologna, che qui vedete in un ritratto ufficiale, insieme al ritratto ufficiale di sua moglie, Lucia Galeazzi Galvani. È un ritratto tipico di dama settecentesca, diciamo elegante, colta, vedete il libro, e però con attributi anche di fedeltà coniugale. Il cane è segno della fedeltà. Nel caso di Galvani, tutti gli attributi del professore, la toga, l'ermellino, e poi i libri, la biblioteca. Va bene. Allora, Galvani era interessato all'elettricità e alla possibilità che l'elettricità avesse un ruolo negli organismi animali, in particolare nella contrazione muscolare e nella conduzione nervosa, già da tempo, in particolare perché con le scoperte elettriche, già ho accennato nel caso dell'invenzione della bottiglia di Leyda, si pensava che l'elettricità avesse un ruolo terapeutico, per esempio nella paralisi e anche nella
delle malattie psichiatriche, neurologiche. Ora, e quindi questo portava a, diciamo, a indagare la possibilità che l'elettricità avesse un ruolo nella fisiologia animale. Galvani vive in un momento particolare della storia di Bologna in cui l'università, che era la più antica università del mondo, ha passato un periodo di crisi, però ci sono impulsi di rinnovamento. Il principale riferimento culturale degli scienziati dell'inizio del Settecento a Bologna, che tentano di riformare, modernizzare l'università, è Marcello Malpighi, uno dei più grandi biologi del XVII secolo. Ci sono i corpuscoli di Malpighi, tantissime cose. Malpighi ha scoperto i capillari sanguigni, ha scoperto gli alveoli polmonari, era un grandissimo studioso. E uno studioso che metteva, diciamo, voleva fare una rivoluzione galileana nell'ambito della biologia. Allora, chi prende, diciamo, chi dà impulso, diciamo, dal punto di vista organizzativo a questo desiderio di rinnovamento è un personaggio singolare che si chiama Luigi Ferdinando Marsili. In gioventù era stato allievo di Malpighi, poi diventa ufficiale dell'esercito asburgico, dell'esercito imperiale, ma mentre partecipa alle battaglie contro i turchi soprattutto, lui scrive opere scientifiche. E da lui dobbiamo opere geografiche sulla regione del Danubio e tantissime opere, tra le quali la più importante è l'Histoire physique de la mer, la prima opera di biologia marina. In un elogio di lui fatto da Hermann Beurave si dice che Marsili è filosofo vuol dire scienziato all'epoca, non pa dalle cabine ma a mer, cioè studioso non chiuso nella sua stanza, nella sua officina, ma nella natura, che studia davvero la natura. Va bene. Allora, Marsili dà tutti i suoi beni per fondare una struttura in cui si faccia attività sperimentale e si faccia anche insegnamento, divisa in camere, quelle che diremmo laboratori, e c'è anche una biblioteca, c'è anche un osservatorio astronomico, e per cerca il nome da dare a questa struttura e trova il nome Institutum. La parola istituto, quando voi dite istituto per indicare un istituto universitario, ora si dice forse più dipartimento, nasce da questa. E quando, per esempio, si dice, uno studioso francese è membre dell'Institut, vuol dire è membro dell'istituzione, il cui nome è derivata da questo. A Londra c'è una importante istituzione che si chiama la Royal Institution, esattamente il nome derivato da questa, dato questo termine, nato per la prima volta. Questi sono alcuni dei maestri di Galvani, e personaggi abbastanza importanti dal punto di vista scientifico. Jacopo Bartolomeo Beccari è probabilmente il primo professore di chimica della storia, che ha una cattedra proprio di chimica. Domenico Guzmano Galeazzi era un anatomico, Gallia era un professore di chirurgia, vedete col forcipe qui, e quindi anche di ostetricia. Guzmano Galeazzi è anche il padre della moglie di Galvani. L'istituto è, diciamo, un ambiente che vuole essere progressivo, progressista. Scusate, non vi avevo fatto vedere che l'istituto subisce un impulso importante dopo che un prelato bolognese, Prospero Lambertini, diventa cardinale, vescovo di Bologna e poi nel 1740 diventa papa. Ama le scienze, ama la sua città e acquista molti strumenti scientifici più moderni, tutti gli strumenti per eseguire gli esperimenti di Boyle, la pompa da vuoto, gli strumenti, le macchine elettriche, tutta una serie di strumenti per ripetere gli esperimenti di Newton sui colori,
e gli strumenti, diciamo, più avanzati dell'epoca, e crea anche un gruppo, diciamo, di membri dell'Istituto delle Scienze di Bologna che ricevono un salario, sono i cosiddetti membri benedettini. E tra l'altro è avanzato nel senso che diventa membro dell'istituto addirittura una donna, Laura Caterina Bassi, che è la prima professoressa universitaria della storia e diventa anche membro dell'Istituto di Bologna. La conquista di Laura Caterina Bassi è una conquista difficile. Viene nominata professoressa con una cerimonia straordinaria, tutta Bologna e tantissimi dignitari vengono dall'Europa per la sua graduation, però è professoressa ma non può insegnare perché essendo donna non può insegnare. Può insegnare solo che se qualcuno dei colleghi glielo chiede, quindi è una situazione complessa. Ma lei lotta e riesce alla fine a diventare professoressa a tutti gli effetti e diventa anche membro dell'Accademia dell'Istituto delle Scienze. Per poter perseguire la sua, è una donna forte, la sua attività, sposa un medico e, diciamo, diciamo, dalla storia che uno ricostruisce, è probabilmente lei il personaggio fondamentale della famiglia. Suo marito, Giuseppe Veratti, fa delle ricerche sull'elettricità perché, avendo per diversi anni la difficoltà a insegnare veramente, lei col marito creano una scuola privata che diventa la principale scuola di scienza a Bologna. Tutti gli studiosi bolognesi che vogliono studiare la scienza moderna vanno nella scuola di Bassi e Veratti, perché nell'università, a causa della controriforma, non si poteva insegnare liberamente. Quindi questa scuola diventa. E a un certo punto arrivano notizie sugli effetti miracolosi dell'elettricità. C'è un personaggio veneziano, Pivati, che scrive un libro sui miracolosi effetti dell'elettricità e l'Accademia, l'Istituto delle Scienze di Bologna chiede alla Bassi e a Veratti di fare uno studio se effettivamente questi effetti siano validi. E lo studio viene pubblicato a nome di Giuseppe Veratti e Veratti conclude che in alcune situazioni, nella paralisi, in altre, soprattutto in malattie nervose, l'elettricità ha degli effetti, in altre, gli effetti sono dubbi o assenti. E questa opera viene pubblicata nel 1748. Siamo all'epoca in cui si dice che i pesci elettrici sono probabilmente elettrici. E Galvani inizia i suoi esperimenti nel 1780, i suoi esperimenti elettrici. Lui è nato nel 1736, è stato un allievo della Bassi, che considera la sua maestra. La Bassi è anche la maestra di Spallanzani, uno dei più grandi biologi del Settecento. E il motivo per cui inizia Galvani le sue ricerche che lo porteranno a scoprire la cosiddetta elettricità animale è, da una parte, le scoperte di Walsh e la notizia che arriva nel 1779 a Bologna, quindi un anno prima dell'inizio delle sue ricerche, della natura elettrica della scossa dei pesci. La dimostrazione della natura elettrica della scossa dei pesci ha rimosso questa difficoltà teorica. È impossibile teoricamente che si accumuli l'elettricità nel corpo di un animale, in particolare di un pesce che vive nell'acqua, ma siccome è vero, bisogna accettare la verità sperimentale rispetto al dubbio filosofico, diciamo. È il principio di Newton. Mille argomenti filosofici, teorici contro un'affermazione scientifica vengono vinti da un solo esperimento che mostri la realtà della cosa. L'altro motivo è che proprio negli anni di Galvani,
quell'entusiasmo per la utilità dell'elettricità per la medicina sta diminuendo, perché si accorge che non ha grandi effetti l'elettricità sulle malattie. Sulla paralisi fa muovere l'arto paralizzato, però poi le cose rimangono lì, non ha un effetto durevole. E allora Galvani, però, a differenza di Veratti, Veratti si è limitato ad applicare l'elettricità ai malati e a vederne gli effetti. Diciamo, è un metodo empirico di valutare un'azione terapeutica. Galvani fa riferimento ai principi scientifici di Galileo e di Malpighi. Malpighi si era trovato alla sua epoca in una polemica molto violenta che lo opponeva ai cosiddetti medici empirici. Secondo i medici empirici, tra i quali un suo collega, Sbaraglia si chiamava, il medico deve curare il malato unicamente sulla base della raccolta della storia medica, raccolta dell'analisi, dei sintomi, e poi prova a applicare un trattamento, a dare una medicina, e se quella medicina è efficace continuerà a utilizzare quella medicina, se non è efficace o se è dannosa non la utilizzerà più. Cioè, la medicina è un'empiria. Non è necessario sapere come batte il cuore, dice Malpighi, dice Sbaraglia. Harvey ha dimostrato come funziona la circolazione, ma da allora, dal 1626 mi pare, non è mica che la cura delle malattie del cuore sia migliorata molto. Quindi la medicina non si basa sulla scienza, ma si basa unicamente sull'empiria. Malpighi è totalmente opposto a questo. L'avanzamento della medicina ci può essere solo conoscendo l'anatomia, la fisiologia, studiando farmacologicamente, diciamo, la chimica dei farmaci. E quindi Galvani, quando inizia le sue ricerche, le inizia con l'idea di capire se l'elettricità ha un ruolo nella fisiologia animale. Questa è... non pubblica nulla per 11 anni, però lascia molti appunti che noi abbiamo potuto studiare, io e un mio collaboratore che si chiama Marco Bresadola, che sono conservati proprio all'Istituto delle Scienze di Bologna. E diciamo, l'idea, diciamo, l'immagine, lo stereotipo con cui viene considerato Galvani è di uno scienziato, di un pioniere che si trova, malgré lui, a fare degli esperimenti importanti che probabilmente non capisce completamente, ma questi esperimenti danno poi lo stimolo a un grande scienziato che si chiama Alessandro Volta, il quale capisce qual è la spiegazione degli effetti che Galvani osservava, e sulla base di questo inventa la pila. Questo stereotipo è totalmente falso, è basato su scarsissima conoscenza dell'opera di Galvani. Chi lo ha messo, diciamo, lo ha fatto nascere, conosceva solo quest'opera di Galvani, l'opera pubblicata nel 1791, molti non avevano letto le opere successive pubblicate anonime di Galvani, ma soprattutto non avevano conosciuto, nessuno aveva studiato prima di noi gli appunti di Galvani, che mostrano uno scienziato moderno che unisce la conoscenza dell'anatomia, era professore di anatomia, alla conoscenza della fisica dell'epoca. Vedete, questa è l'immagine del suo laboratorio e descrive un certo esperimento. È un'immagine che descrive, che illustra non una stanza di anatomia, ma illustra un vero laboratorio. C'è la preparazione anatomica, ma c'è la macchina elettrica, c'è la bottiglia di Leda, ci sono degli strumenti che lui ha costruito per modificare le condizioni sperimentali, e diciamo, mutatis mutandis, se a posto della macchina elettrica uno mette un amplificatore moderno, un oscilloscopio, è un laboratorio, diciamo, anche nell'immagine è un laboratorio di
di elettrofisiologia, diciamo così. Guardate questo strumento, il mio collaboratore Marco Bresadola li ha trovati, sono allo Science Museum di Londra. La macchina elettrica di Galvani, il disco non è quello originale perché era rotto, questa è la bottiglia di Leda, due bottiglie di Leda, una integra, l'altra solo parziale, utilizzate da Galvani. Questi sono appunti degli esperimenti di Galvani con disegni. Uno dei problemi che vedete, questi sono anche questi disegni che appaiono negli appunti di Galvani. Questa invece è una parte di una delle pubblicazioni. La pubblicazione fondamentale è nel 1791 e si chiama De viribus electricitatis in moto musculari, delle forze elettriche nel movimento muscolare. E questi sono strumenti, vedete, che sono ancora allo Science Museum di Londra, che in parte somigliano, diciamo, a questi disegnati da Galvani. Uno degli esperimenti che fa è quello di cercare di vedere se i nervi conducono l'elettricità, bene, male, o... e trova che i nervi conducono l'elettricità, ma poco, non moltissimo. E quindi comincia a pensare, forse l'obiezione di Hallel, che dice che non può esistere nel corpo umano una differenza elettrica, forse non è così importante perché i nervi non fanno passare l'elettricità in modo molto facile, quindi può darsi che si mantenga una differenza elettrica tra un capo e l'altro del nervo. Cioè in condizioni normali non si perde l'elettricità rapidamente. Comunque, tutti gli esperimenti che fa, non ve li posso descrivere perché sono veramente molti, e la descrizione, io sono uno scienziato sperimentale, ho fatto delle scoperte più o meno importanti, ma per arrivare a una scoperta si fanno tanti errori, si provano, esattamente cambiando, diciamo, gli strumenti, le possibilità, è esattamente il percorso scientifico di uno scienziato vero, che conosce benissimo l'argomento, cerca di tutte le prove possibili per arrivare a risolverlo. Il problema che ha in mente è soprattutto le obiezioni sulla impossibilità, diciamo, dell'elettricità di essere nell'organismo animale accumulata in un modo tale da essere pronta a fluire per provocare la contrazione muscolare o per provocare la sensazione. Allora, scusate, no. Nella immagine iniziale, che è la prima immagine nell'opera pubblicata nel 1791, Galvani fa riferimento al primo esperimento che gli descrive. Fa quasi credere che questo sia il primo esperimento che ha fatto. In realtà, dagli appunti non è così. Voi sapete, gli studiosi di storia della scienza sanno che esiste, diciamo, il modo in cui uno scienziato presenta la sua scoperta spesso non è quello secondo cui l'ha fatta. Il cammino della spiegazione, diciamo, della comunicazione della scoperta viene resa razionale, si immagina un cammino, diciamo, conseguenziale. Invece, molto spesso, e questa è la bellezza della scoperta, la scoperta avviene nel modo più strano e più impensato che si possa immaginare. Certo è che questo esperimento è importantissimo, è l'esperimento in cui lui sta sezionando una rana, questo è il tipo di preparazione, la rana al modo di Galvani, si dice, e sta, diciamo, con un bisturi, con un oggetto metallico, sta toccando i nervi, quando lontano da lui, e lui non se ne accorge neppure, un suo assistente, tra gli assistenti c'è anche la moglie, e probabilmente in questo esperimento è proprio la moglie che interviene, sta caricando la macchina elettrica e a un certo punto scoppia la scintilla. La macchina elettrica è lontana da lui e lui non si accorge dello scoppio della scintilla, ma la rana salta. La rana salta e qualcuno gli fa osservare che è saltata proprio al momento in cui c'è la scintilla. Questo esperimento lo turba perché sapeva che l'elettricità faceva contrarre la rana, ma che l'elettricità potesse agire a distanza
non essendo neppure una scarica forte, era una piccola scarica di cui lui non si era accorto. Questo in effetti è la prima trasmissione a distanza, diciamo, per onde elettromagnetiche, diciamo. E questo, da questo esperimento comincia a pensare che l'elettricità della scintilla, della cispa, forse non ha causato la contrazione, ma ha messo in moto un'elettricità interna all'organismo. Comincia a pensare a una quadam animalis electricitas, una certa elettricità animale. E questi primi studi, diciamo, all'epoca si distingueva l'elettricità artificiale dall'elettricità naturale e non si era sicura che fossero la stessa cosa. Vuole provare se anche l'elettricità naturale, quella del relampado, dei fulmini, e qui c'è un'immagine famosa, la seconda immagine della sua pubblicazione, che è famosa. Perché è famosa questa immagine? L'avete visto Frankenstein, il film? È ispirata a questa immagine, perché tra le altre cose il Frankenstein di Mary Shelley non si parla quasi affatto di elettricità. È il Frankenstein con Boris Karloff che riprende l'elettricità. Comunque, quello che è sicuro è che dopo gli Galvani, a parte dal punto di vista scientifico, c'è un enorme numero di pubblicazioni, di racconti, di opere letterarie in cui c'è la rianimazione, c'è il ritorno del morto, insomma, romanzi, novelle dell'horror, un po' così. Allora, e quando ci sono i fulmini, l'animale si contrae. Questo esperimento lo ripete in vari modi, vedete qui, questa è la terrazza della sua casa, vedete c'è queste macchinette, si allude al fatto che a un certo punto mette a contatto la rana con l'acqua, qui c'è il pozzo, la cisterna della casa, quindi varia l'esperimento in tutti i modi possibili. Poi, continuando questi esperimenti, vuole sapere se anche l'elettricità che è nell'aria, nei giorni in cui non ci sono fulmini, non c'è un temporale, può essere efficace a far contrarre la rana. Allora, in quell'epoca, vari studiosi, sia in Inghilterra, in Francia e in Italia in particolare, Volta, hanno costruito degli strumenti che permettono di misurare elettricità abbastanza deboli e hanno scoperto che anche nell'aria, nell'atmosfera di un giorno ordinario, c'è una piccola quantità di elettricità. E quindi è possibile che questa quantità di elettricità possa far contrarre la rana. E uno degli impulsi a questo tipo di studi è rappresentato dal fatto che si pensa che l'elettricità dell'atmosfera, oltre ad avere azioni su, per esempio sulle piante, sugli animali, così, possa avere anche un ruolo sulle malattie. Si diventa nervosi nei giorni di aria asciutta, secca, quando i fenomeni elettrici si manifestano di più, si diventa particolarmente isterici, soprattutto le malattie nervose vengono considerate, e quindi può darsi che questo sia dovuto all'elettricità. C'è un interesse per l'elettricità debole, un interesse che diventa importante, per esempio, in questi anni, Volta va a Parigi, insieme con Lavoisier fanno degli esperimenti in cui dimostrano che dall'evaporazione dell'acqua o di altri gas si produce elettricità. Ma questo è importantissimo, sapete perché nelle grandi industrie ci sono incendi terribili, perché un gas che si dilata produce elettricità e scoppia. Cioè, sono cose che hanno un valore anche importante dal punto di vista pratico. Allora, mette l'animale, diciamo, sul balcone, in un giorno non c'è la pioggia e non succede nulla. Lui l'animale lo preparava in questo modo, vedete, e ci metteva un uncino metallico per poter applicare l'elettricità. Alla fine, vedendo che nulla accade, tocca per caso l'animale. E quando l'uncino tocca il balcone, l'animale si contrae. Questa è un'ulteriore indicazione che l'elettricità forse è all'interno del corpo animale. Fa una serie di esperimenti innumerevoli, alcuni anche molto interessanti, anche visivamente,
tra i quali per esempio questo, in cui calando, trovandosi a calare una zampa di rana in quel modo, quando la zampa, diciamo, tocca una scatola di metallo, la zampa si contrae, poi la contrazione finisce, ricade giù e come una macchinetta si mette a saltare. Usa il termine saltellare. Così. Allora, tra questi esperimenti che lui fa ci sono alcuni che sono apparentemente ispirati, vedete, come quelli che faceva Walsh col suo collaboratore. Questa non è un'immagine reale di Walsh, è una riproduzione, diciamo, un'immagine successiva, in cui si descrivono gli esperimenti che Walsh ha fatto alla Rochelle. Vedete, anche qui fa esperimenti con catene umane, con in vario modo, che tutti ispirati all'idea che c'è un generatore di elettricità che è la rana e che se questa rana viene fatta fluire in un certo modo produce la contrazione. Vedete, questa è un'immagine che vi fa vedere le varie disposizioni che lui prova. Da questo momento in poi comincia a usare metalli, questi archi, per mettere in comunicazione nervo, muscolo, e scopre che la contrazione si produce soprattutto quando mette in contatto il nervo e il muscolo. E quindi pensa che ci sia una differenza elettrica tra nervo e muscolo. E questo esperimento qui, diciamo, ha un valore particolare perché, vedete, sta applicando l'elettricità alla rana utilizzando la bottiglia di Leyda. Però vedete che c'è una suggestione visiva. La rana in qualche modo somiglia a una bottiglia di Leyda. È l'ipotesi che a un certo punto si sviluppa in lui. Si parla di un circuito, di un delicato fluido elettrico simile a quella che si sviluppa nella bottiglia di Leyda. Questo è quello che lui scrive a un certo punto nel descrivere le sue ricerche. Le sue ricerche lui le descrive in modo, diciamo, apparentemente temporale. Ho iniziato così, ho continuato così, eccetera. I tempi non sono quelli, può dire che subito dopo faccio questo esperimento e l'ho fatto 5 anni dopo, per esempio. Oppure, ecco, si sviluppa questa suggestione della bottiglia di Leyda e lui immagina come l'elettricità sia all'interno del muscolo e il nervo in qualche modo faccia uscire l'elettricità. Nella prima versione non è all'interno del muscolo, è tra muscolo e nervo, vedete la differenza. Poi diventa più bottiglia di Leyda, cioè l'elettricità è nel muscolo e il nervo la fa uscire. Vedete che l'interno del muscolo sarebbe positivo rispetto all'esterno, questo è esattamente l'opposto della realtà. Però c'è il problema di dire, ma come il muscolo è fatto di umori e conduce, com'è possibile che... E allora nel suo percorso viene ispirato dalla tormalina. La tormalina è un minerale fatto a lamine, riscaldato produce elettricità. E lui immagina, vedendo immagini di... Siccome la tormalina esiste, la tormalina...